L'Associazione Culturale Le Muse a Reggio Calabria ha inaugurato il suo anno sociale. Il presidente Giuseppe Livoti ha illustrato ampiamente ai soci e ai suoi ospiti quello che sarà il programma che partirà già dalla prossima settimana per arrivare al febbraio del 2022. Un programma ricco di eventi, un programma che vedrà come protagonisti personaggi del mondo della cultura, dell'arte, della scienza, musicisti e svariati uomini di cultura. Ecco, qual è questo programma, Presidente? Intanto dobbiamo dire che abbiamo rinnovato la nostra immagine, un'immagine apotropaica, un particolare barocco di un mascherone, questi mascheroni tipici seicenteschi che quasi con questi occhi grandi guardano e alludono al nuovo anno. Beh, un programma che per ora in questa prima fase si concluderà a febbraio, ogni domenica un appuntamento, appuntamenti che si svolgono sia in sede presso la sede storica di via San Giuseppe sia in luoghi deputati, uno tra questi la chiesa degli artisti, ovvero la chiesa di San Giorgio al Corso con il suo parroco Don Nuccio Cannizzaro. Partiremo con un omaggio al Milite Ignoto per un grande convegno con le guardie reali del Pantheon e poi chiaramente tutta una serie di eventi in cui si parlerà di etnie linguistiche, minoranze linguistiche, grandi personaggi come Gregorio Corigliano, come personaggi che possono raccontare quella che è la Calabria vera e autentica, personaggi che possono anche raccontare, io guardo praticamente proprio per accompagnare il mio itinerario, come Demetrio Crucitti, già direttore della sede RAI di Cosenza, e poi anche tutta una serie di novità come il Premio Muse Calabria che vede per la prima volta l'istituzione a delle eccellenze calabresi. Lillo Chilà, il direttore storico praticamente per quanto riguarda la rassegna teatrale appunto denominata Catona Teatro, e poi la direttrice del Conservatorio di Musica Francesco Cilea, il direttore Mariella Grande. Il premio Muse Nazionale lo diamo a Paola Marella, personaggio televisivo di Real Time che ha insegnato appunto alle generazioni attuali contemporanee quel senso del gusto che bisognerebbe avere nell'arredare le case, quindi rinnovando la tradizione e la progettazione di case e di interni. Quindi questo è tanto altro per una serie di interventi anche prestigiosi come lo scambio culturale con Sant'Agata del Bianco per quanto riguarda il parco letterario dedicato a Saverio Strati, ed ancora con il Circolo Mario Lacava l'identificazione della casa dove è nato il grande scrittore calabrese Mario Lacava, che diventerà praticamente proprio un centro, una casa dimora storica, perché la sezione dimora storica delle Muse consegnerà la pannellonistica turistica che verrà inserita proprio nella facciata dello storico edificio. Questo è tanto altro, perché questo appunto è il nostro motto, la forza della rinascita, e da queste rinascite vogliamo ripartire. Ad accogliere i soci dell'Associazione Le Muse, oltre al presidente Giuseppe Livoti, il direttivo al completo con in prima fila la vicepresidente Orsola Latella. L'Associazione Le Muse, io lo dico, l'ho detto in più sedi e amo ripeterlo, si distingue, ha un'identità specifica all'interno del panorama associazionistico della nostra città. E lui per due motivi. Il primo motivo è la valenza culturale. Il secondo è proprio l'humus, ecco, questa ambientazione, quest'humus così fecondo che poi riguarda la partecipazione dei soci. Diversi gli ospiti e gli amici dell'associazione, tra questi il parroco della chiesa di San Giorgio al Corso di Reggio Calabria, chiesa degli artisti, Don Nuccio Cannizzaro. Io come parroco della chiesa degli artisti vi auguro di vivere la vostra santità nella misura più bella insieme all'arte, perché l'arte, se vissuta in maniera aperta alla fede,
Credo che dia colore alla vita, dia sapore alla vita, e per certi versi anticipa già sulla terra quel paradiso che ognuno di noi aspetta e spera, altrimenti la nostra vita non avrebbe senso, sinceramente. Tutti i sacrifici che facciamo, tutto il lavoro che facciamo non può essere perso così, non può andare perduto. Il nostro lavoro, il nostro impegno deve avere per forza una speranza di eternità.